clamoroso a Piobesi. In uno scenario poco idoneo ad un incontro di calcio, il Cuneo vendica la sconfitta della passata stagione in semifinale e si impone sul Chisola capolista. 2-1 il risultato finale in favore dei ragazzi di Pellegrino, ottenuto al termine di uno scontro diretto molto sentito, ma sporcato da una conduzione arbitrale alquanto discutibile. Data la posta in palio, l'importanza dell'evento e la sosta dei campionati, bisognerebbe chiedersi come mai la federazione non abbia designato un direttore di gara all'altezza della situazione. Non ce ne voglia il giovane canzoniere di Nichelino, ma il suo operato è risultato al di sotto della sufficienza. Sempre lontano dall'azione e mai in grado di far valere le proprie posizioni, il fischietto ha condizionato non poco la gara, sbagliando da entrambe le parti ed in particolare contro i padroni di casa, che hanno chiuso l'incontro in 9 uomini a causa di 2 rossi diretti. Le attenuanti per la squadra di Lampo ci sono e come, ma non si può certo dire che i suoi ragazzi abbiano sfoderato una buona prestazione. In particolare, il tecnico non ha gradito l'atteggiamento mostrato dai suoi nei primi 40 minuti. Dal canto suo, invece, il Cuneo ha interpretato la gara proprio come l'aveva preparata in settimana, cercando di aspettare l'avversario prima di ripartire in contropiede. La prima frazione è abulica di occasioni da rete, ma a farla da padrona sono le decisioni arbitrali. Alla mezz'ora, il direttore di gara assegna un calcio di rigore al Cuneo per atterramento di Digilio ai danni di Pedrini. Il contatto è in realtà avvenuto fuori area, ma non avendolo visto, l'arbitro chiede lumi al guardaline, che sembra dissociarsi. Forse spinto dalle proteste locali, Canzoneri torna così sui suoi passi e comanda giustamente una punizione dal limite, mandando su tutte le furie i cuneesi. Gli ospiti avrebbero da recriminare su questo intervento duro di Dalpra nei confronti di Bertola, ma anche in questa circostanza l'arbitro non vede e lascia correre. Più forte del torto subito, al 41esimo il Cuneo passa, sfruttando una dormita della difesa avversaria, che consente a Rossi di insaccare indisturbato di testa sugli sviluppi di un corner. Bello il colpo di testa, ma assolutamente ingiustificabile l'esultanza rivolta ai tifosi locali. Le immagini, in questo senso, non meritano alcun commento. Come se non bastasse lo svantaggio, prima dell'intervallo il Chisola rimane anche in 10 per il calcetto rifilato da Pezzo ad un suo avversario. Al rientro dagli spogliatoi, Lampo modifica l'assetto tattico, sostituendo gli spenti Vessuti e Fierro con Aiello e Ottenino. Due cambi che si rivelano subito azzeccati, perché sono proprio i neoentrati a dare la scossa al Chisola. Aiello impegna testa con una botta dalla distanza. Poi al 18esimo è il turno di Ottenino, che pareggia i conti finalizzando al meglio uno spunto sulla destra di Camiolo. Il Cuneo è rinunciatario e non riesce in alcun modo a sfruttare l'uomo in più, che al 22esimo diventano 2 in seguito a questo fallo di Carulli. Il rosso diretto è eccessivo, a meno che il giocatore non abbia in qualche modo apostrofato l'arbitro. Il carattere del Chisola non basta per rimettere nuovamente in carreggiata l'incontro e così al 36esimo giunge l'inevitabile doccia gelata per i padroni di casa. La retroguardia si dimentica di marcare De Angelis, che ha tutto il tempo di controllare la sfera e spedirla in rete dopo aver accarezzato il palo. Bene, rientriamo in...